Buonasera a tutti, siamo dunque qui in diretta da Umugale, una piccola comune vicino a quella di Cainzana in Balagna. Umugale è un paese di 350 abitanti a poco presso, in due c'è dunque da poi anno una scuola che ha fatto la sua rientrata, la seconda rientrata dopo la prima anno per la riapertura. Allora abbiamo parlato di questa scuola di Umugale, di suo funzionamento e di la piazza di scuola in rurale in Corsica come due invita di stasera, buonasera tra mindui. Prima ci si deve oggi Jean-Baptiste Filippi, un mere di comune di Umugale. Buonasera, ringraziabile secondo noi. Buonasera, sono che mi ringrazio. E poi vicino a voi ci si deve oggi dunque Pascal Antonetti, spedrige di l'educazione nazionale. Buonasera, ringraziabile voi in noi. Buonasera a voi. Jean-Mère, una prima domanda per voi, semplice: come si è passata a rientrare stamane in da scuola moderna di Umugale, posto che non c'è che a scuola moderna qui? Ma mi pare, per me mi pare che si è passato abbastanza bene. I parenti erano contenti, i zii ritornano, ci mica sai bianti stamane, dunque. Ma penso per me che la rientrata si è passata assai bene. Una rientrata dunque che si passava qui in paese, ma con mesi pochissimi in rurale, per un detto qui in Moncale, a cantina di un caffè di Agumuna, che qui a scuola per i biutiughi è fatta in un algeco, ma c'è questo lato di vita paesana, questo lato campagnolo, questo lato di una comuna che rimbivisce, che supranedia tutto il resto di ciò che abbiamo visto con Paul Salor, Yann Benard, stamane per la rientrata qui a scuola moderna e bislingua di Umugale Figliade. Sono ore di mani per Umugale e di già udio qui a campana fa genuoso rientrata ai zideli di Ubaese. Qui, sono esezioni mezzane grandi di scuola moderna che si ritrovano sotto lo sguardo degli anziani di Ubaese, ben ubi esperti sul momento di vita paesana. Vous êtes content de retrouver les copains? Oui! Un'ora dopo, sono i biutiughi, appena i biusotto, che scoprono la sala di glass. Proasine che a scuola Iagumuna si sviluppedia, per apportare una riapertura ci sono due glass e più una glassa unica, un numero di zideli iscritti è di nu cresciuto per rapporto a anno, passando da 16 a 31. Per certi la rientrata di stamane era dunque a prima, ma quando la si passa in paese, subito diventa più facile. Sì, sono più stretti, sono meno numerosi, dunque è obbligato a passare a suve. Per un primo posto penso che di un diabete in una scuola così di paese, con la prossimità, con i parenti e gli abitanti. Non sa riapertura anno, scuola per Umugale non ce n'era più da poi l'83. Allora qui l'affari si acconciano come li bono per un detto per ciò che tocca a Gantina. Ogni giorno a mezz'ora di Umugale è aiutato da paesani e consiglieri municipali che pronta un caffè comunale per accogliere i zideli e beffali mandiati. Moi j'ai mon fils aussi qui est là, donc en tant que maman, je pense que c'est un privilège que d'avoir son enfant dans une école de village. Voilà. Per Umugale stamane la rientrata si è passata avanti una scuola bislingua in paese che si sviluppa. Per la mia bene, la municipalità ha già un progetto di scuola nuova messo in onda. E dunque non sa riapertura anno, scuola per Umugale un cinerabiu, da poi l'83, ma poi Jean-Baptiste Filippi, mere di Agumuna, ci le devata a strapas a scuola. E abbiamo riuscito a fare la scuola di Umugale, abbiamo lavorato assai, non è mica stato, abbiamo lavorato con tutto il consiglio municipale, abbiamo avuto la chance di lavorare anche con la collettività, con il sottoprefetto, e finalmente abbiamo riuscito a riaprire la scuola, sarà da poi 40 anni, e spero che quest'anno che viene, da qui a due anni, avremo una scuola nuova in paese di Umugale. Ne riparleremo dopo. Pascal Antonetti, voi che siete ispedrici all'educazione nazionale, ce ne parete in Corsica scuole che si assomigliano appena a quella di Umugale, non ha usato modo di funzionamento come abbiamo visto in questo riporto. Aia ce ne parete, esattamente ce ne 130 adre, non ha l'Accademia di Corsica, quindi di un'accademia assai rurale, rappresenta le scuole di rurale più di 50% di scuole, allora mica di zideli,
più di una scuola nanta due e de endo rurale ma tideli rappresenta poco presso 15% di tideli che sono iscritti in una scuola rurale. E perché ben inteso le scuole rurali sono più chughe che quelle in città, ma ciò l'ha detto che la scuola rurale in corso pare portarsi piuttosto in. La scuola di Umugale è riaperta da poi anno, c'è la scuola di Evale da Ijani in che è stata aperta 3 anni fa, e mentre che le scuole che esistono già non sono mica esoporte. Una è stata mantenuta 3 anni fa e quella di Merusalia, è stata mantenuta con pochi zideli, ma c'era comunque la volontà di l'educazione nazionale e di noi, di la torre, di le leti, i meri, di mantenere questa scuola aperta e stata avata e continuare di accogliere zideli. Malgrado dunque le difficoltà che si può avere in delle scuole rurali, poi per un detto per riaprire la scuola anno, quali sono le difficoltà principali che voi avete scontrato? Ma noi, nel momento che abbiamo avuto difficoltà già a trovare i dideli, che c'erano sei dideli nel mondo di Umuga, sei dideli che potevano entrare a scuola, piuttosto che la difficoltà forse di per rapporto alle finanze di Egomune, sapete, in dei comuni di Ughe, nel momento che le finanze sono mica assai grandi, ma abbiamo avuto la chance di avere l'aiuto di la collettività, dunque non è che abbiamo riuscito a fare tutto. E su contrasto che abbiamo stasera tra i tre, non è mica deri, è da avere che le difficoltà sono presenti dunque da voi anni e anni. Oggi siamo in Sora, non sa anno, scuola per Umugale e un cinerabio da voi l'83, ma l'anziani meri di Egomune abbiamo provato a fare riabre sa scuola e moridro in dei nostri archivi un'intervista di Miguel Albertini mere di Umugale non sa poi dunque Jean-Baptiste Filippi dirà in un 91 e parlava già di riabre sa scuola di Umugale sta da sante di 83 c'è più scuola Umugale abbiamo fatto tutto la tenere la parte abbiamo contato a quelle usiglie gli invitati di Zidelli ma ce n'era mica hanno fatto un'inchiesta e ne sono a 7-8 Zidelli ma ce n'era mica 4 e l'hanno già quantunque. E dove vanno in scuola va? Vanno a Carinzana, ci sono Carinzana, in Calvi, è l'isola di loro. Allora si può pensare che da qui a poco ci vorrebbe essere una scuola aperta. I disegni ci sono, ma a tutti gli anni ci sono, ci sono, che hanno 3 anni, 2 anni, 6 anni, 7 anni, allora ci sarebbe parecchi corsa fa. Non so mica come la va qui, eh. Bon, Jean-Baptiste Filippi, poi non è mica contato oggi e per riaprire la scuola? No, non è mica contato oggi, non è mica ho 2 anni di contato oggi. I zideli c'erano e di che di colpa che grazie a che la scuola ha potuto riaprire per la seconda volta per Umugale. Esattamente, i zideli c'erano, ma noi abbiamo fatto la scelta politica di mantenere i nostri giorni non tanto comune e dunque si vede che i giorni mugalacci facciano i zideli come tutto il mondo. È veramente una unità politica di riaprire una scuola in rurale per provare di far stare veramente i nostri giovani paesani in paese. Sicuro è una volontà politica, per noi che è veramente una volontà politica, perché sennò noi ci siamo arbitri che i giovani in Mugalacci non hanno più i mesi di stare in questo paese, abbiamo fatto la scelta di mantenere la nostra gioventù non in questo paese, e grazie agli vendimulotti per esempio a 41 metri, quello che permette ai giovani corsi di stare in questo paese. E dopo dunque a scuola per provare di far stare i zideli di noi. In questa intervista di l'anziano mere abbiamo sentito che c'era stata un'inchiesta che era stata fatta dall'autorità per vedere se c'erano veramente i zideli. Qual è l'esodio a punto e difficoltà che luce oggi per provare di riaprire una scuola? So i mesi che sono pochi o so i zideli che sono pochi in paese? Allora, non so che l'abri a scuola la questione di un numero di zideli di famiglie che stanno in paese una volta che è aperta a scuola, difficoltà non ce n'è più, enfin ce n'è come da Roma, ma mica c'è piuttosto una specie di visita con una difficoltà, ma non sa di abre, è vero che c'è un accompagnamento stretto di l'educazione nazionale affianca ai meri, per giusto appunto contare, fidi appena l'evoluzione di popolazione in termini di numeri, di zideli, di famiglie installate in paese, dunque difficoltà di piuttosto un lavoro a fare, ma mica forse è una difficoltà che... E come ride giusto appunto la bene di scuola rurale in Corsica?
Sì, sì, si può pensare ad altre scuole in corso, c'è la pianta e piuttosto sviluppare quelle che esistono. Alors, ben inteso, qui dit l'offerta educativa qui dit che è fatta in des scuole rurali è magnifica, un numero di zideli, di beta, un numero di professori, c'est que noi chiamiamo le taux d'encadrement, un rapporto tra un numero di insegnanti di zideli, è debole, ma di favorevole all'imparare e all'insegnamento, donc di una volontà d'accompagnare e squadra a sviluppare queste scuole, ben inteso, di una questione di Et donc, il y a bien pour le Baïs, il y a bien pour les idées, il y a bien pour tous les Baïsani. A ringraziable in tutti i casi tra Mindou et de ces stades de Gounoy. Et donc, nous n'avons pas abbastanza tempo pour parler, mais ci sera donc una nuova scuola normalmente per o Mongale in de l'anno a ben. A ringraziable in tutti i casi tra Mindou. A ringraziable boi nous davanti aux stades de télévision de ces stades de Gounoy. A ringraziable di nous à Paul Salor et Anne Benard qui sont coulé con me per la rientrée per o Mongale. A ringraziable tutta la squadra tecnica di François Corse via Stella che con noi stasera qui per Umugale e per Fabio Campa sa rientrata in dei nostri paesi.